Venerdì 19 luglio, buongiorno Friuli e bentrovati al nostro appuntamento del mattino con la rassegna stampa prima di andare sui quotidiani di oggi come sempre diamo uno sguardo alle temperature al tempo che c'è in queste prime ore del giorno in regione cominciamo con una bella immagine che ci arriva dalla laguna da eh, Grado, andiamo a vedere anche le temperature, in questo momento a Grado il termometro eh, segna 19 gradi e 8 decimi, 22 gradi a 7 a Lignano 22 gradi e mezzo a a Trieste, a Gorizia 18 gradi E 6 a Udine 17 gradi e due decimi, a Pordenone 16 gradi e nove. Salendo in montagna 10 gradi e 7 a Tarvisio, 12 gradi e mezzo sul monte Lussari, 9 gradi e un decimo a Sappada. Il cielo in queste prime ore del giorno è variabile, è poco nuvoloso per alcune eh, velature in quota. Qui siamo sul Lussari invece. Splende il sole, adesso andiamo a vedere come proseguirà questa giornata per quanto riguarda il tempo. Il meteo è offerto da Azienda Agricola Lecelline. Produzione e vendita diretta Vini Colli Orientali, Via San Pietro 14 a San Martino di Codroipo. Telefono 348 40 46 727. Segui la pagina Facebook ufficiale. Bentrovati alle previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 luglio. Cielo da poco nuvoloso a variabile e saranno possibili locali temporali. Venti a regime di brezza su tutta la regione. Le temperature sulla costa le minime dai 20 ai 23 gradi, le massime dai 25 ai 27 gradi. In pianura le minime dai 17 ai 19 gradi, le massime dai 28 ai 30 gradi. A 1000 m 17 gradi, a 2000 metri 10 gradi. Grazie per averci seguito. Alle prossime previsioni del Friuli Venezia Giulia. Il meteo è stato offerto da. Azienda Agricola Le Celline. Produzione e vendita diretta Vini Colli Orientali, Via San Pietro 14 a San Martino di Codroipo. Telefono 348 4046 727. Segui la pagina Facebook ufficiale. Andiamo a vedere anche come la situazione viabilità sulle principali arterie autostradali della nostra regione, la pagina Infotraffico di Autovie Venete al momento non ci segnala delle criticità particolari in Friuli Venezia e Giulia ma vediamo che nei pressi di Porto Gruaro c'è la segnalazione di code, ecco vediamo il trattino rosso, code di 5 km per un incidente tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. E adesso dopo il meteo e la viabilità siamo pronti per iniziare la nostra rassegna stampa dalle pagine dei quotidiani nazionali, come sempre andiamo a vedere i titoli di apertura di eh, Corriere della Sera, Repubblica e degli altri eh, quotidiani nazionali. C'è la politica in primo piano con le tensioni all'interno della maggioranza tra Movimento 5 Stelle e eh, Lega. Il Corriere della Sera titola così Governo, tensioni e minacce di crisi. Salvini persa la fiducia anche personale, poi si corregge e eh, Giorgetti rinuncia a un, eh, alla carica di eh, commissario dell'Unione eh, Europea. Di Maio ha detto colpiti alle spalle da offese. Eh, e poi ancora ehm, i timori del Quirinale sulla eh, manovra. Questo è il titolo di apertura del eh, Corriere. Poi vedremo anche sugli altri quotidiani nazionali. Sempre questa notizia in primo piano. Andiamo anche eh, a centro pagina dove troviamo questa fotonotizia che ci porta a Iesolo, lacrime e musica allo stadio per i quattro amici morti assieme, la strage di Iesolo, 5.000 ragazzi e genitori ai funerali dei quattro giovani morti nella notte fra sabato e domenica eh, per un incidente stradale, erano finiti con un'auto in un eh, canale a Jesolo eh, e poi nel taglio basso la notizia, la notizia della scomparsa di eh, Luciano De Crescenzo, l'amico di eh, tutta la vita a eh, parlare è eh, Renzo eh, Arbore che era un, eh, un amico eh, di eh, De Crescenzo. Ecco qua il titolo. Chiudiamo il Corriere e proseguiamo la nostra carrellata con la prima pagina di Repubblica che dice che titola la crisi c'è, ma non si dice. E poi aggiunge Lega Movimento 5 Stelle mai è così lontani. Salvini fa saltare l'incontro con Mattarella, poi apre su Moscopoli e dice è presto in Parlamento. PD diviso sulla mozione anti vicepremier da presentare in Parlamento compatterebbe eh, la, ehm, la maggioranza, eh, ha detto il eh, segretario del PD Zingaretti, e poi ci sono nuove carte per quanto riguarda l'inchiesta eh, sui presunti fondi eh, russi alla Lega, nuove carte i negoziati russi di Savoini proseguiti per eh, mesi. E poi ci sono anche le parole della nuova presidente della Commissione europea, von der Leyen, che dice: Mosca viola le leggi e vuole un'altra Europa. L'esecutivo Conte, scrive Claudio Tito nel, nell'articolo di apertura, è appeso a un filo, la tensione è altissima. Salvini rimprovera Mattarella di spingere per una precipitazione degli eventi un'accusa che prende la forma di un rifiuto, quella di non andare oggi al eh, Quirinale. E poi a centro pagina vediamo una foto di Salvini ieri all'incontro tra i ministri degli interni europei. Ancora dalla prima di Repubblica andiamo adesso sulla prima del manifesto apre con questo titolo la mosca al naso il Russia Gate e la clamorosa spaccatura in Europa alimentano la crisi di nervi del governo giallo-verde per Salvini è finita la fiducia Di Maio rilancia se vuole la crisi lo dica Giorgetti da Mattarella si ritira dalla corsa di commissario nel PD Renzi rema eh, contro tra l'altro di Maio oggi sarà in regione a Palmanova alle 19.30. Questa sera è previsto un incontro con gli esponenti del Movimento 5 Stelle a Palmanova. Dopo Salvini, dunque, anche il vice premier del Movimento 5 Stelle fa tappa in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto Corriere, Repubblica e Manifesto. Andiamo adesso sulla prima pagina del giornale che titola crisi a un passo il piano di Salvini per andare a votare. Persa la fiducia nei 5 Stelle. Di Maio dice ci accoltella. In campo il Quirinale. Giorgetti shock, eh, rinuncio a fare il commissario eh, europeo. E poi anche sul giornale, vediamo la morte di Luciano De Crescenzo, il filosofo pop, così lo definisce il giornale, raccontò Napoli come Nietzsche. Era nato nel 1928. Andiamo anche sulla prima pagina di È Libero, parola d'ordine sfiduciare Salvini, titola Libero, mozione presentata da Boschi, il PD prepara il trappolone in Parlamento, si vota sul vicepremier. È il detonatore per far saltare tutto e varare un conte bis antilega, contromossa di Matteo, chiedere a Mattarella di eh, votare. E poi a centropagina è morto De Crescenzo, il filosofo più amato e snobbato. Ancora andiamo anche sulla prima pagina della verità, anche qui vediamo in primo piano Salvini. E Di Maio, una sorta di faccia a faccia nella grafica. Salvini torna da Mosca e mette Di Maio spalle al muro, scrive la Verità. Il vicepremier esce dall'angolo in cui l'aveva confinato il pasticcio del metropole e va all'attacco. Giorgetti si sfila dalla corsa a Bruxelles, crisi di governo mai così vicina, anche secondo La eh, Verità. Andiamo a vedere adesso anche la eh, prima pagina del eh, foglio. Anche qui vediamo proprio la politica in eh, primo piano. Nel eh, taglio alto, leggiamo: è un orologio rotto o no? Europa, Russia e Movimento 5 Stelle: come maneggiare la novità di una maggioranza alternativa a quella attrazione eh, putiniana. E poi. Nella parte centrale dell'articolo la spiegazione del perché, secondo il foglio, si è arrivati a questa situazione, i due fatti che hanno spinto il leader della Lega a far sapere di non avere più fiducia nell'alleato di governo Salvini ha usato la parola tradimento sono legati da un lato alla scelta del Movimento 5 Stelle di votare in Europa insieme con i partiti europeisti la Presidente Ursula von der Leyen e dall'altro alla scelta grillina di rivendicare una maggiore autonomia dalla Russia putiniana rispetto alla eh, Lega. E poi ancora, sempre a centropagina, sulla prima pagina del foglio, l'altro articolo. Una crisi seria di persone non serie. O si continua con nuove maschere di carnevale o si va a elezioni confuse in cui la truceria sarà l'unico punto certo. Ma meglio una nuova battaglia in cui si registri il fallimento del nazionalpopulismo e del grillismo di un ignoto che danneggia tutti queste persone. Le parole di Giuliano Ferrara sul eh, foglio. Andiamo a vedere anche la eh, prima pagina del Sole 24 ore, anche qui la politica in apertura, scontro, Lega, Movimento 5 Stelle, governo in eh, bilico, scrive il Sole in apertura e poi vediamo nel taglio eh, basso le mani della mafia su eh, 30 settori. Questo è il titolo di un articolo oggi sul Sole, eh, 24 ore. Chiudiamo anche questa pagina e andiamo a vedere adesso la prima pagina della eh, stampa. Vediamo in apertura Salvini prepara la crisi di eh, governo. Voci di un incontro con Mattarella, poi la smentita. Il presidente contrario a maggioranze alternative. Giorgetti al colle, non farò il commissario europeo. Boschi dice: i grillini votino la sfiducia al capoleghista. Eh, Partito Democratico però diviso su questo, come abbiamo letto anche su Repubblica. A centro pagina sulla stampa: violenze e populismi, le vene aperte dell'America Latina. Andiamo anche sulla Gazzetta dello Sport prima di eh, spostare la nostra attenzione sui eh, quotidiani locali. Andiamo a vedere solo il titolo di eh, apertura: Kung Fu Conte, il tecnico perplesso. Una tournée rebus senza gli attaccanti. Che vorrebbe, lo attendono lo United, il PSG e soprattutto la sfida con la Juve davanti a Suning. L'allenatore voleva subito Lukaku e Zeko, ma per ora ha i Baby Bomber. Poi torneremo ovviamente anche sulla Gazzetta dello Sport nel corso della seconda parte della nostra rassegna eh, stampa. Adesso andiamo ad aprire la cartella con i quotidiani locali, con Messaggero Veneto Piccolo e eh, Gazzettino. Andiamo a vedere assieme i titoli eh, principali. Il Messaggero Veneto apre con eh, i migranti trasferiti dal Friuli Venezia Giulia a scontro tra eh, cooperative. I vertici sconfessano la presa di posizione delle sociali in 300 via da Udine, altri 50 da eh, Pordenone. Torna a salire la tensione sul tema migranti. Dopo la polemica eh, sul muro tra eh, Slovenia e Italia e la bufera sul direttore del Mittelfest, ora è la volta dei trasferimenti dei profughi. Secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno dovrebbero essere 2.000 dal Friuli Venezia Giulia verso altre regioni. Se il prefetto di Trieste Valerio Valenti parla di normale redistribuzione che sarà attuata per gradi, il mondo della cooperazione è in subuglio. Se le cooperative sociali in un lungo documento parlano di deportazioni, il presidente regionale di Lega Coop Livio Nanino sconfessa tale eh, visione. E poi ancora eh, vediamo per quanto riguarda la politica Riccardi guarda oltre il Friuli e rilancia la eh, questione eh, nord. Ecco il eh, titolo. Il dibattito sul Mittelfest cultura Shaurli Boccia Fedriga grave ridurre a eh, pensiero unico. A centro pagina la guida proposta oggi dal messaggero Veneto sui percorsi in bicicletta, estate in bici con gli itinerari delle ciclabili in regione e eh, c è, c è, ci sono poi le parole di Alessandro De Marchi eh, che parla delle salite del eh, cuore. Di spalla un po' di cronaca cittadina con eh, i lavori in eh, via Aquileia, già posato un tratto di porfido. In via eh, Aquileia, al cantiere, prosegue a ritmo spedito e poi a Lignano quei residuati delle guerre trovati in spiaggia. Proprio ieri, l'altro ieri, vi abbiamo riferito la notizia dell'ordigno bellico risalente alla Grande Guerra trovato da una bimba mentre stava giocando sulla spiaggia. Per la cronaca, sua figlia è nei guai e portano via 5.000 euro a una novantenne. Una truffa messa a segno a Udine, un'altra con lo stesso modus operandi, invece è stata eh, sventata anche a Trieste, truffatori in azione, sempre con lo stesso eh, sistema raccontano alle persone novantenni, alle persone anziane, scusate, che figli o nipoti sono state vittime di eh, incidenti, hanno causato degli incidenti, devono pagare delle somme di denaro e convincono queste eh, persone a eh, consegnare loro denaro eh, contante. Questa e altre notizie di cronaca le troviamo nelle nostre Flash News eh, curate da Matteo Macuglia. Perde il controllo della bicicletta e finisce contro il cancello di una casa in via Osoppo a San Daniele. È grave uno straniero di 25 anni che ieri sera, mercoledì 17 luglio, in sella alla sua bici, si è schiantato contro l'inferriata di una casa per cause ancora da accertare. I medici del 118 hanno trasportato il giovane in ospedale a San Daniele. La Forestale Regionale di Pontebba e l'elicottero della Protezione Civile di Palmanova sono ancora impegnati a domare l'incendio che si è sviluppato ieri sul Monte Torre a Tarvisio. All'origine delle fiamme che hanno già divorato un ettaro di bosco, un temporale con lampi. Non sono minacciati al momento abitazioni o viabili. Nuova truffa ai danni degli anziani a Trieste e Udine. Nel capoluogo Giuliano, una signora avvisata di un presunto incidente del nipote ha consegnato ai malviventi 1.800 euro. Il copione si ripete quasi identico a Udine: 5.000 euro in contanti per salvare la figlia da un brutto guaio. Non ci è cascato invece un pensionato friulano che, alla richiesta di 5.000 euro, ha deciso di chiamare i carabinieri. 12 persone sono state identificate all'interno del parco Galvani durante l'operazione Parchi Sicuri a Pordenone. Tra le misure prese ci sono un foglio di via obbligatorio per una ragazza residente in provincia, mentre è partito il procedimento di revoca del permesso di soggiorno contro un 25enne lituano con precedenti. Identificato anche un 27enne albanese, privato del permesso di soggiorno per una grave aggressione nei confronti di un disabile. 81 veicoli, 88 persone, 42 contravvenzioni contestate e multe per un totale di 5.800. Euro. Questi risultati dei controlli messi in atto da carabinieri e polizia locale sulle principali strade del comune di Fontana Fredda, recentemente teatro di un gran numero di incidenti anche mortali. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto. E sempre per la cronaca vediamo un ex dipendente sorpreso a rubare rame in eh, cartiera. Andiamo nel taglio alto adesso e parliamo di sport con l'Udinese che ha l'accordo firmato da Nestorowski e poi invece un'app che ci ruba la privacy, dilaga la mania di vedersi già anziani. Ma i dati che fine fanno? E' qui l'articolo poi nelle pagine eh, interne. Andiamo allora... Nelle pagine interne del Messaggero Veneto andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato alla città eh, di Udine e vediamo i titoli in eh, primo piano, vediamo l'apertura, si torna a parlare delle iniziative. Per gli europei under 21, la lista della spesa degli europei under 21, l'organizzatore mancata, la eh, promozione. Il comune per gli eventi programmati dal 15 al 30 giugno ha speso oltre 300 mila euro, somma per metà eh, risarcita dalla eh, FIGC, come eh, sappiamo. E poi vediamo l'articolo di Laura Pigani da un lato ci sono le critiche sulla scarsa partecipazione agli eventi collaterali dall'altro i dati di promoturismo fatti propri dalla giunta sull'incremento di presenze nelle strutture alberghiere cittadine gli europei under 21 di calcio sono costati poco più di 305 mila euro cifra sborsata dal comune che sarà però risarcito della metà dalla federazione italiana gioco eh, calcio di cui è circa 108 eh, messi a bilancio per le iniziative organizzate nel eh, cuore di Udine, nel quartiere dei Rizzi, in prossimità dello eh, stadio. Chiudiamo questa pagina, cambiamo anche eh, quotidiano. Andiamo sul Messaggero Veneto di Pordenone e vediamo in primo piano alberi ciclabili a doppio senso in viale Marconi. Scatta la eh, petizione. Più di 1600 firme. Le modifiche prima eh, sperimentate, le dice giù le piante malate, nuove ipotesi allo eh, studio. Sono 166 le firme di residenti, commercianti e professionisti che accompagnano la lettera inviata dall'amministrazione comunale per chiedere modifiche e integrazioni al progetto di riqualificazione di Viale Marconi. Il progetto approvato che mantiene la ciclabile ma elimina le alberature del lato della pista non convince i firmatari. Chiudiamo le pagine del Messaggero Veneto e andiamo adesso eh, su quelle del eh, Gazzettino, andiamo a vedere anche qui i titoli eh, principali. In apertura, appalti, l'indagine arriva in Friuli, Venezia, Giulia, coinvolti nell'inchiesta marchigiana anche dei eh, nomi eh, friulani. L'abbiamo appreso dai eh, media, dicono i eh, diretti eh, interessati. E poi anche qui vediamo il, la truffa del finto incidente e allarme raggiri agli anziani a centro pagina, da Feletto ai palchi di mezzo mondo, è master di eh, salsation. Non chiamatemi eh, star. Questa è la storia di una eh, giovane stella del firmamento del fitness, scrive il eh, Gazzettino. Andiamo nel taglio alto anche qui i migranti trasferiti in blocco scoppia la eh, polemica critiche del consorzio ICS mentre Lega Coop Friuli Venezia Giulia prende le distanze da eh, Bettoli Case di riposo i eh, Postiletto in convenzione schizzano a eh, 8.000 eh, Andiamo adesso di spalla sicurezza mezzo milione contro i bulli e le eh, violenze dalla regione ai eh, comuni e poi vediamo l'annuncio della visita di Di Maio oggi in Friuli Venezia Giulia, un incontro a porte eh, chiuse, scrive il eh, gazzettino. Nel Taglio Basso i lavori al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. 2 milioni in ballo eh, per eh, questo intervento di risistemazione messi a disposizione dal Mibact e poi eh, per eh, lo sport De Pola i saluti il Milan fa eh, sul serio, scrive il eh, Gazzettino. Ancora qualche notizia nel eh, taglio eh, alto, spazio agli spettacoli, Irama la nuova star del pop sul palco eh, dell'Alpe Adria, e poi un cameo in tv per il papà dei social che parla friulano. Al Mittelfest arriva il giorno del concerto di Ivo Pogorlic. Chiudiamo le pagine del gazzettino e andiamo su quelle del piccolo. Siamo sul piccolo di eh, Gorizia e Monfalcone. Nel, eh, a centro pagina eh, vediamo le parole del sindaco di Monfalcone e Cisint che alza la posta e dice il porto dove sorge la centrale A2A, il sindaco frena sull'annunciata e imminente riconversione a metano della centrale, in quell'area il piano regolatore non prevede un polo energetico, eh, scrive il eh, piccolo. E poi nel taglio alto vediamo il concorsone a eh, Gorizia. Esame nella palestra dell'UGG per 918 candidati a uno dei 12 posti messi in palio, messi a concorso dal Comune di Gorizia. Gli iscritti erano oltre 1700 e tra gli iscritti, tra i partecipanti al concorso anche alcuni esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni in Consiglio Comunale a Gorizia e non solo. Un fatto questo che ha suscitato qualche polemica e noi ieri eravamo proprio all'ingresso dei candidati in aula e abbiamo raccolto qualche testimonianza. Sentiamo Francesca Santoro. Anche candidati illustri a questo concorso. Beh, insomma, la libertà giustamente di fare i concorsi penso esista per tutti, non c'è limitazione, vincerà chi logicamente è più preparato con la garanzia anche di una commissione che è esterna e quindi valuterà tutto quanto. Capogruppo in Consiglio Comunale, nel caso di accesso a uno dei 12 posti in palio cosa farà? Come la legge prevede mi dimetterò dal, dal mio ruolo, logicamente, e inizierò a lavorare per il Comune di Gorizia, come peraltro sto lavorando già da 22 anni nel mio ruolo di consigliere. Presidente del consiglio comunale, caso di vittoria? Beh, sicuramente come appunto previsto dalla legge sono previste le dimissioni immediate, e chiaramente con un po' di amarezza, visto che è un compito che si fa con passione passeranno sicuramente chi, ne ha più, chi, ne ha, chi ha più competenze e quindi chi se lo merita, considerando anche che c'è una commissione esterna giudicatrice che giudicherà sicuramente con obiettività. Ex consigliere. <ride> sì, beh perché no? È un'opportunità da, da sfruttare vista l'esperienza fatta, insomma, perché non proseguire su questa linea? Lei ha fatto anche altri concorsi pubblici quindi oppure questo le è sembrato particolarmente convincente? No, più che altro vicino a casa, no, non ho partecipato ad altri concorsi pubblici il primo. Torniamo adesso sulle pagine dei eh, quotidiani eh, locali. Eravamo sulle pagine del piccolo e vediamo per quanto riguarda la cronaca, nel taglio alto, anzi più che cronaca, la, ehm, la, la pagina eh, politico-amministrativa, c'è una proposta di legge regionale: gli ubriachi si pagheranno eh, l'ambulanza. A eh, Cormons la discarica PECOL dei Lupi, completati gli eh, espropri. A centro pagina Di Maio oggi in regione, impallinato da Fedriga, sarà questa sera a Palmanova come abbiamo detto, e poi eh, nel taglio basso il premio Amidei a Gorizia per Margarete, premio Amidei con eh, autoracconto. Eh, ecco qua il eh, titolo e poi abbiamo anche l'articolo nelle, nelle pagine eh, interne. Rimanendo eh, in area eh, isontina, rimanendo in provincia di Gorizia, ma spostandoci più verso... Eh, il mare, chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa con un servizio che ci porta a eh, Grado dove in occasione dei 50 anni dall'uscita nelle sale del film eh, Medea di Pierpaolo eh, Pasolini sono state messe a punto una serie di iniziative per portare i turisti sulle isolette della laguna dove fu girato parte del film. Un'occasione anche per riscoprire le tradizioni tradizioni la vita dei pescatori gradesi per conoscere e capire come si viveva in laguna nei decenni Passati. Ieri anche noi siamo andati a vedere, a fare un giro e allora ecco il servizio di Matteo Macuglia che chiude questa prima parte della rassegna stampa, poi ci sarà la pubblicità e ci ritroveremo subito dopo per proseguire con la lettura dei quotidiani sportivi di oggi e delle pagine sportive dei quotidiani locali. A tra poco. Mm. dove il legame che ti legava al sole? No, oh, anche grazie alle... Il pittore Zigaina che è stato lui ad accompagnare a grado Pierpaolo Pasolini. Lui si è innamorato di questo luogo, di questo ambiente e poi successivamente eh, Zigaina con la sua barca eh, l'ha accompagnato in laguna, si è innamorato di questo territorio completamente naturale, spontaneo, eh, senza la presenza di alcun rumore e ha detto io qui devo girare alcuni set del film Medea Edea. Noi cerchiamo attraverso la nostra associazione, che è un'associazione composta da 350 soci. Diciamo che le persone che operano nel territorio per mantenerlo a dovere, per mantenerlo sempre ordinato e pulito, danno una mano, ma vogliamo far sì che questo territorio continui a essere l'immagine affinché ci sia ancora la testimonianza della presenza di Perpalo Pasolini, La Callas ed altri personaggi all'interno di questo ambiente, di questo isolotto. Ci proponiamo anche di portare avanti qual è. La salvaguardia del territorio della laguna, la conoscenza dell'aspetto vegetazionale che è una cosa fondamentale per conservare e garantire questo territorio che altrimenti è facilmente modificabile. È una storia di periferia, è una storia da una bocca e via.